Dopo una lunga militanza di circa 10 anni nel civismo di Futuro In, la consigliera al comune di Teramo, Caterina Provvisiero, entra in Forza Italia a battezzare il suo ingresso il coordinatore regionale, l'onorevole Nazario Pagano. Noi avevamo bisogno di una figura come la sua. Forza Italia è un momento molto positivo, molto favorevole. Vedete, quasi tutte le settimane sono qui a Teramo ad annunciare nuove adesioni. Caterina, tra l'altro, ha già avuto esperienze di giunta, esperienze in consiglio comunale, è sempre stata votata da tanti cittadini di Teramo che le vogliono bene e la stimano. Quindi, penso che per noi, che siamo in una fase di grande ascesa, avere al nostro fianco una persona che crede nei nostri valori, nei nostri principi, cioè quelli di un partito moderato che ha la persona al centro, ispirazione cattolica, europeista, garantista, atlantista. Questi sono i valori nostri. Noi non siamo un partito estremista, siamo un partito di centro, un partito che, così come ci ha insegnato il nostro fondatore Silvio Berlusconi, tende sempre a risolvere i problemi con il dialogo, con la mediazione, ovviamente però mantenendo con coerenza sempre i nostri valori al centro. La Provvisiero non ha nascosto una certa emozione in quanto Pagano ha annunciato anche l'invito alla stessa a candidarsi per le elezioni regionali. È arrivato il momento di scegliere un partito che non poteva che essere Forza Italia. Le premesse che ha fatto l'onorevole Pagano sul tipo di partito, sulla qualità, su quello che rappresenta, sono vicinissime a quelle che sono le mie radici valoriali e politiche, e io prometto a questo partito di lavorare per il nostro territorio, per la nostra regione, sempre con quello spirito determinato che ho sempre messo in campo nella professione e nella mia esperienza politica, fatta veramente di quel bene comune che è stato sempre il faro del mio progetto di vita.